E infine, ecco, l'ultimo aspetto, che è quello che mi piace di più, ricordare, perché io avevo 4 anni, mio padre mi portò a vedere dalla finestra del bagno, ricordo ancora, la luna, e mi disse, ecco, guarda, figlio mio, in questo momento alcuni uomini stanno calpestando il suolo lunare. E io ne ebbi un'impressione folgorante, forse uno dei primi ricordi che ho di quando io avevo 4 anni. Ebbene, effettivamente nel 69 gli uomini toccarono il suolo lunare. Si sa, non lo toccarono per così il gusto di farlo, per l'ebbrezza dell'avventura, lo toccarono perché in corso degli anni, a fine anni 50, una competizione, una sfida nello spazio. I russi avevano mandato a fine anni 50, diciamo, lo Sputnik, il primo satellite artificiale in orbita, e nel 61 il primo uomo, Yuri Gagarin, in orbita terrestre, e stavano avanzando sempre di più nella conquista dello spazio. Gli Stati Uniti, con il programma spaziale lanciato da Kennedy, con il programma Apollo realizzato nella seconda metà degli anni 60, con missioni via via successive, si avvicinarono sempre più alla Luna, andarono a raggiungerla attraverso delle orbite intorno ad essa, fino a sbarcare effettivamente col famoso LEM, il modulo lunare, il 21 luglio del 69 sul suolo lunare. Neil Armstrong e Aldrin sbarcarono sulla Luna. E questi uomini realizzarono questo sogno, no, di toccare la Luna. Alle successive missioni dopo l'Apollo 11 ne seguirono fino all'Apollo 17, una missione precedentemente era fallita, altre missioni programmate furono realizzate per la scarsità del budget, missioni estremamente costose di carattere simbolico per affermare il primato nello spazio degli Stati Uniti. Ma dato l'enorme costo delle missioni e la loro relativa utilità dal punto di vista scientifico e anche militare, a un certo punto questo programma fu sospeso per i suoi costi altissimi e non fu mai più ripreso. Lo spazio, come sapete, oggi viene utilizzato per i satelliti artificiali, per le comunicazioni soprattutto, e viene utilizzato con la stazione spaziale, prima con lo shuttle, ma siamo ancora intorno alla Terra. Sì, sono progetti di arrivare su Marte, tornare sulla Luna, ma io spero che voi vediate realizzati questi sogni, che io non ho avuto il beneficio di vedere. Ma negli anni 60, questo lo ricordo molto bene, c'era l'idea che di lì a poco si sarebbe conquistata Marte, Giove, si sarebbe andati chissà dove. C'erano moltissimi film di fantascienza a partire da Odissea nello spazio, c'era molta letteratura fantascientifica di cui anch'io mi nutrivo. C'era l'idea di un progresso sconfinato dell'uomo che aveva conquistato il mondo. Non c'era ancora alcun sentore della crisi ecologica, per esempio, del fatto che la Terra stava per essere devastata completamente dall'uomo, delle difficoltà di gestire, no, il problema del rapporto con l'ambiente, ma c'era ancora l'idea illuministica, se vogliamo, di un progresso senza fine, che le due superpotenze alimentavano a vicenda, ciascuna proponendo il proprio modello di progresso, una situazione di ottimismo, diciamo, no? Che oggi purtroppo, anche o tanto meno dopo la crisi che stiamo vivendo adesso, in qualche modo non abbiamo più. Mi dispiace anche perché io ho vissuto un'epoca che mi rendo conto voi non riuscite a vivere con quell'entusiasmo cui abbiamo vissuto noi, perché era un'epoca in cui si vedeva il futuro con grande entusiasmo, mentre adesso il futuro è piuttosto scuro, scuro per la crisi ecologica, la crisi sanitaria, le difficoltà anche di dialogo tra le grandi potenze, non più solo Unione Sovietica e Stati Uniti, ma le varie potenze locali che esercitano forme di influenza anche non molto liberali al proprio interno e nei paesi vicini, insomma, situazioni non proprio radiose, no? Che sono molto diverse da quelle che si sognavano in quegli anni. E addirittura all'epoca c'era più visione di futuro, diciamo, di quanto non ce l'abbiamo noi, che siamo più futuro loro, no? Cioè all'epoca sembrava che ci fosse più futuro di quanto non ce ne sia oggi. Vi faccio solo quest'ultimo riferimento, pensate alle imprese spaziali. Quando ero bambino, avevo 4 anni, cioè ho visto in TV la partenza dei primi, penso, di Apollo 11, eccetera, andavano sulla Luna. Cioè nel 73 sono continuate le spedizioni e nei film di fantascienza, nella letteratura, si prefigurava che di lì a poco c'erano arrivati su Marte, su Saturno, cioè sembrava che fosse questione di pochi anni, no? L'umanità usciva dalla Terra e andava a colonizzare lo spazio. Sono passati 50 anni, adesso c'è la nuova programma Artemis con una serie di problemi economici, può darsi che forse qualcuno tornerà sulla Luna dopo 50 anni, cioè si ricomincia dopo 50 anni di nuovo forse a mettere piede sulla Luna se questo programma andrà bene. Quindi tutto quello che sembrava di raggiungere nell'immediato non si è più raggiunto, no? Questo è stato molto deludente, no? Perché si pensava che l'umanità sarebbe progredita senza fine attraverso questa soluzione, ci si era accorti che questo aveva dei costi sociali, ambientali, che all'epoca non erano stati considerati. Considerate anche che la conquista dello spazio, che è una bella avventura scientifica, però era molto
ispirata e guidata e, come dire, determinata dalla tensione est-ovest, no? Perché di fronte ai successi dei russi, gli americani risposero e c'era anche una questione militare, no? In gioco. Quindi la conquista della Luna aveva anche un significato simbolico nel confronto tra i due blocchi, no? In assenza di una guerra fredda che ispirasse questo tipo di operazioni, anche l'interesse per questo tipo di conquista dello spazio andò a un po' a scemare. Pensate anche all'espressione conquista dello spazio, no? Un linguaggio militare, perché sembra l'idea che il futuro fosse quasi la conquista, come era stata a suo tempo la conquista dell'America, no? La conquista del selvaggio West. C'è questa idea un po' militare del futuro. Poi ci siamo accorti che il vero futuro era nel micro, no? Nei microchip, nei computer, nei cellulari. Non ci si aspettava che il futuro fosse in queste cose piccole, si pensava che fosse nello spazio. Oggi si capisce che abbiamo futuro l'intelligenza artificiale o l'ingegneria genetica, una cosa che sembra molto lontana da quello che all'epoca si pensava. Quindi è cambiata anche l'idea di futuro rispetto agli anni 60. Io lo posso dire, c'è cioè, testimonianza diretta, che stavo avendo un testimone. Non posso farvi il testimone della Shoah, ma posso farvi il testimone di questa epoca qua, che forse anche meno drammatica della Shoah. E qui, insomma, con questo io vorrei concludere questa introduzione generale a una meditazione sugli anni 60 e sulla loro eredità.